Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Antonietta Stella. Il 23 febbraio dello scorso anno ci lasciava Antonietta Stella. Soprano che tra gli anni 50 e gli anni 70, con un ventennio di carriera pressoché ininterrotta, è riuscita a rendere con evidenza grandissimi ruoli, vuoi del teatro verdiano, che è stato l'autentico cuore del repertorio della signora Stella, vuoi con importanti e interessanti incursioni nel repertorio pucciniano e verista. Basti ricordare le numerosissime edizioni di Tosca, la celeberrima Butterfly, curata con una sensibilità registica enorme, ricreata proprio in clima giapponese che fece il giro del mondo, le numerosissime Fanciulle del West. Ed ancora, nel repertorio verista, anche la Maddalena dello Chenier, più e più volte eseguita. La schietta rotondità dell'emissione, un'ottima dizione, una sicurezza nel registro, soprattutto basso, una buona propensione per il pianissimo e una avveduta capacità tecnica, tanto nel canto spiegato quanto nel complesso, nel canto d'agilità, la rendeva una grandissima interprete sia del primo che del secondo Verdi. Oltre ai celeberrimi recital in cui eseguiva numerose pagine del primo Verdi, abbiamo una nota edizione della Traviata preparata con attenzione e studio con il maestro Serafin ed ancora Luisa Miller, L'Attila, una delle ultime creazioni di Antonietta Stella all'inizio degli anni 70, e poi Aida, eseguita spessissimo, Don Carlo, di cui quasi, per così dire, monopolizzò il ruolo per quasi un ventennio, dall'inizio degli anni 50 fino alla fine degli anni 60, ed evidentemente Il Trovatore. La Leonora del Trovatore, quindi, come è stato anche ampiamente indicato dall'intervento della professoressa Luisella Franchini, è stato un ruolo cardine di Antonietta Stella. Basti pensare che nel 62 abbiamo un'incisione, per così dire, ufficiale del Luglio sotto la bacchetta di Serafin e l'incisione successiva di pochi mesi che è quella dell'inaugurazione del 7 dicembre con la direzione di Gavazzeni. Accanto a lei, se sempre si ritrova il conte di Luna di Bastianini, in sede di incisione abbiamo Bergonzi e invece alla prima alla Scala troviamo Franco Corelli. Delle due edizioni per l'interpretazione di Antonietta Stella si lascia nello specifico, secondo me, preferire quella scaligera del 7 dicembre. Anche perché migliore è la capacità introspettiva in questo ruolo. Più avveduta e più sapiente è la restituzione che Antonietta Stella dà del personaggio. E per certi versi la direzione di Gavazzeni rende più
agevole alla stella la propensione per il canto di agilità che, seppur gestito con buona consapevolezza, non poteva certo vantare la scioltezza che di lì a qualche anno avranno voci sicuramente meno sontuose. Antonietta Stella quindi rappresenta in quella fase particolare una grande interprete verdiana, mostrandosi come medio termine tra quella che era la grande tradizione del soprano verdiano degli anni 50, di cui la più grande figura è sicuramente quella di Renata Tebaldi, a cui poi si devono quantomeno affiancare la figura di Anita Cerquetti e, per quanto atteneva soprattutto al primo Verdi, Maria Callas. Diverso era la proposta interpretativa della Stella. Sicuramente più italiana della Callas per quanto riguardava morbidezza di emissione e uguaglianza di timbro, meno ricca di morbidezza di volume rispetto all'eccezionale velluto della Tebaldi, ma con una maggiore omogeneità nel settore acuto, più determinata in alcuni accenti rispetto alla pur grandissima Cerquetti. Antonietta Stella cammina per certi versi da sola, volendo ripristinare una modalità di autentico e originale soprano drammatico. Ritroviamo quindi la dizione chiarissima che è il vero elemento distintivo della signora Stella, come quella solidità nel registro grave, nel registro medio e quella propensione a un gioco di chiaroscuri che solo una tecnica di livello può dare. Nella fattispecie poi, come era successo proprio nell'anno precedente, il 7 dicembre del 61, sempre sotto la direzione di Gavazzeni, la Stella in questa occasione si dimostra anche essere valida sul punto di vista virtuosistico. Se infatti il Tacea la notte placida è giustamente romantico ed evocativo, il Di tale amor mostra le potenzialità di un canto di agilità, puntuale, fresco e di livello. Buon ascolto quindi di questa esecuzione di altissimo livello che vuole perpetuare la fama e la gloria di Antonietta Stella, che in un secolo pur densissimo di grandi nomi ha la possibilità di avere, e non di ritagliarsi, ma di possedere uno spazio di livello tra i soprani drammatici. E soprattutto su quel tipo di lirismo drammatico, espressivo, tipico di Verdi, di cui sicuramente la Stella è stata un interprete di vaglia. Buon ascolto.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.